modo di acconciarsi è orribile, perché servire è volgare. Anzi, è giunto il momento che essi stessi se ne accorgano e si liberino da questa loro ansia colpevole di attenersi all'ordine degradante dell'orda. Articolo in prima pagina del quotidiano più diffuso in Italia e quindi prendeva di petto un problema. Qual è la cosa che per un po' scompaginò anche la sinistra italiana, anche più radicale in quel periodo? Che apparentemente Pasolini sembrava, come dire, moderato. Ci sarà un suo famoso scritto in cui difende rispetto ai giovani sessantottini ribelli i poliziotti figli dei proletari. Scritti provocatori, anche rispetto alla sinistra, non solo rispetto all'establishment, cioè al modo moralistico e tradizionale con cui la sinistra guardava senza rinnovarsi, non sapeva guardare ciò che accadeva, il mutamento, per cui c'erano degli schemi, no, prefissati, allora quelli di una certa tipologia, di un certo tipo, allora se hai i capelli lunghi forse è un ribelle, gli schemi convenzionali, lui cercava di andare oltre gli schemi per dimostrare che invece stava affermandosi un pensiero unico totalizzante. Meglio, per usare le parole di Hannah Arendt, totalitario, no? Non so, forse non ne avete parlato, non avete avuto modo di parlare, o qualcuno di voi la conosce, Hannah Arendt, la grande filosofa del Novecento, accanto al suo amante, maestro Heidegger, ha parlato della banalità del male quotidiano, riferendosi a quello che era successo con l'Olocausto, cioè come il male sia anche terribile nella sua quotidianità. Non è vero che sono solo i grandi mostri che sono il male, Stalin, Hitler, Mussolini, ma tutti quelli che ne hanno seguito, tutti quelli che hanno seguito gli ordini. E il male si insinua nella banalità del vivere, siamo terribilmente malvagi, come già Machiavelli aveva intuito qualche secolo prima nel Principe, insomma, non è? Siamo uomini e bestie, o Jekyll e Hyde, come secondo i grandi pensatori romantici. E Annari sottolinea questo. Pasolini dice, state attenti a celebrare le magnifiche sorti progressive. Guardate che dietro la facciata ci sono cose impietanti. Stiamo andando verso un pensiero unico. Certo, lui usa una categoria per noi, che noi oggi è una etichettatura diversa. Usa molto frequentemente la parola fascismo, perché la sua cultura, di uomo che aveva visto il fascismo da giovane e poi aveva visto le contraddizioni, il dopoguerra, la lotta di liberazione, eccetera, aveva quella come chiave lessicale per interpretare quello che voleva dire, la totalità, il controllo totale su tutti. Un fascismo non di camicie nere e di mani alzate, questo vuole dire, perché allora dire fascismo nel linguaggio di allora voleva dire il fascismo era quello datato, se è avvenuto in una certa epoca in Italia e di cui c'erano ancora dei forti refascismi, eh? C'era addirittura un partito che si faceva esplicitamente all'epoca fascista e difendeva i valori del fascismo, ma Pasolini non vuol dire quel fascismo lì, quello più facile da decretare, il fascismo è indice di totalitarismo, appunto di omologazione, che riesce attraverso questa società che tutto vuole consumare, bruciare nella moda e nell'economia dell'interesse da raggiungere, tutte le cose che nascono, persino le ribellioni, per cui la nostalgia di una società nella quale non era tanto il capello lungo che faceva la differenza in più e meno, ma nel quale c'era un'autonoma capacità di giudizio e di valutazione. Lui vede questa sorta di disastro che si sta fermando. Altro punto, ricordate Pasolini, certo, ha una sorta di sua nostalgia per qualcosa che non torna, in questo qualcosa che non c'è più, è uno dei primissimi in Italia, benché la Chiesa sia un infante in Italia, il Vaticano, c'era stato il Concilio Vaticano II con Papa Giovanni XXIII, sembrava in grande spolvero la Chiesa negli anni 60 e di grande rinascita. Pasolini rimpiange l'epoca nella quale c'era un senso del sacro genuino, vero, non superficiale. Quindi uno dei punti interessanti su cui Pasolini, da ateo, da marxista, da uomo di sinistra, da persona che riflette laicamente anche, sarà negli ultimi anni della sua vita molto legato anche al Partito Radicale, prima al PC, poi al Partito Radicale, Pasolini, riflette sulla mancanza del sacro, la perdita di rispetto per il sacro. Che in Pasolini vuol dire religione, ma vuol dire qualcosa di più, vuol dire che gli uomini non pensano più di guardare con ansia e mistero al mistero della natura, pensano già di poter dominare tutto, non c'è più niente, si è disillusi e disincantati su tutti. Una riflessione così profonda, filosoficamente molto importante, nasce ancora una volta dalla sua capacità di osservare i segni, no? La semiosi di quello che si rappresenta, i segni, i messaggi,
in questo caso quello dei capelli lunghi, cosa voleva dire, dall'altro canto, giustamente in anticipo, persino con gli studiosi di semiotica e di linguistica, Pasolini è uno dei primi che analizza le frasi del linguaggio pubblicitario, quelle a maggior effetto. E ce n'è una che allora andò di gran moda, che suscitò molto interesse, e di una marca di jeans. O uno dice jeans, erano gli anni in cui le giovani generazioni anche in Italia avevano definitivamente scoperto l'importanza e la diffusione del jeans, che in America esisteva già da tanto, da noi dagli anni 60 in avanti diventa un capo d'abbigliamento molto incluso. Questo non è un problema, ma qual è la pubblicità? C'è una marca che si chiama Jesus, Gesù, e qual è la sua pubblicità? Non avrai altro jeans all'infuori di me, che è una frase del Vangelo, della Bibbia, non avendo Dio nel cuore di me. Con grande tranquillità e spregiudicatezza, nel 1973, è l'intervento del maggio 1973, Pasolini, questa marca usa una frase del Sacre Scritture per fare pubblicità a un jeans, qui mi sembra che sia rappresentato davanti, poi c'è anche il jeans dietro con un sedere di donna molto fasciato dal jeans, che mi sembra abbia come motto quello seguitemi, cioè sempre il motto evangelico. Ecco, chi mi ama mi segue, che è esattamente alla lettera un pezzo del Vangelo. Cosa succede? Uno dice, Italia dove trionfa la Chiesa Cattolica, la Democrazia Cristiana è un partito al governo, l'aggettivo cristiano suscita, dovrebbe sollevarsi uno scandalo per tutto ciò. Io applico parole del Vangelo, le applico a una marca di jeans. E Pasolini nota con sconcerto che lui è l'unico a scandalizzarsi. Tanto che dice, si vede la reazione del Osservatore Romano a questo slogan con il suo italianuccio antiquato, spiritualistico e un po' fatuo. Cioè, come dire, non si sta accorgendo la Chiesa che sta succedendo qualcosa di enorme. Allora il problema non è la marca in sé, non è la cosa in sé che ha una sua enormità, ma è il fatto che con grande naturalezza, senza che più nessuno faccia quasi obiezione, si possa prendere una frase sacra e applicarla alla pubblicità di consumo di un prodotto come jeans, con anche un elemento di provocazione che faceva a pugni col messaggio evangelico. Chi mi ama mi segue in un sedere di donna, diremmo che siamo neanche ai confini, ma siamo in un discorso blasfemo, è una blasfemia dichiarata dal punto di vista cristiano. Il fatto che nessuno, neanche all'interno tutto sommato del mondo cattolico, siamo nel 1973, non adesso, tutto sommato si scandalizzi tutto ciò, fa pensare a Pasolini che la battaglia è persa, cioè che la società dei consumi è basata su quel modello di sviluppo, quindi del tutto post-industriale, ormai potremmo dire con un termine post-moderna, macina tutto dentro di sé, e come aveva macinato una cosa innocua come la moda dei capelli, macina persino le frasi del Vangelo e le può usare come meccanismo di slogan pubblicitario. Nulla più sacralità. Quindi è chiaro che lui è geniale nel prendere lo spunto da un fatto di cronaca banale, la pubblicità di un jeans che era passata inosservata, per trasformare una riflessione antropologica molto acuta sul mutamento profondo che stava incorrendo. Non c'è più niente di sacro, non c'è più niente di intangibile, tutto è possibilmente merce di scambio. E la cosa inquietante è che persino la Chiesa, tutto sommato, fa una difesa d'ufficio. Non si rende neanche conto che è stata minata al suo interno, essa stessa è diventata parte di quel mondo. E quindi è chiaro che questo è un altro modo, è un modo tipico di procedere Pasolini. Mentre a tutti sfuggivano degli aspetti apparentemente superficiali, lui li usava come segni, come simboli, come emblemi di qualcosa che dava il segnale di un malessere più profondo o di qualcosa di irrimediabilmente perduto. Non è un caso che Pasolini si era cimentato già in un film, Il Vangelo secondo Matteo, in cui interpretava in modo aspro, robusto, proprio asciutto, la lettura del Vangelo di Matteo. Un Cristo quasi urlante, quello del Vangelo, ma aveva sentito l'esigenza, andando fra l'altro in ritiro spirituale presso i francescani di Assisi, come dice San Francesco di Assisi, di cimentarsi con una rilettura scabra ed essenziale del Vangelo, quasi a voler dichiarare ai credenti del suo tempo: dobbiamo tornare a una lettura corretta di quei valori, credenti e non credenti. Intanto però in Italia passava quest'altro messaggio, forse non so chi legge il brano dello slogan. Il titolo infatti è Analisi linguistica di uno slogan, perché poi naturalmente Pasolini, che è un grande studioso di lingua oltre che di letteratura,
approfondisce le questioni linguistiche, semantiche che sono dentro un testo. C'è un solo caso di espressività, ma di espressività aberrante, del linguaggio puramente comunicativo dell'industria. È il caso dello slogan. Lo slogan, infatti, deve essere espressivo per impressionare e convincere, ma la sua espressività è mostruosa, perché diviene immediatamente stereotipa e si fissa in una rigidità che è proprio il contrario dell'espressività, che è eternamente cangiante, si offre a un'interpretazione infinita. La finta espressività dello slogan è così la punta massima della nuova lingua tecnica che sostituisce la lingua umanistica. Essa è il simbolo della vita linguistica del futuro, cioè di un mondo inespressivo, senza particolarismi e diversità di culture, perfettamente omologato e acculturato. Di un mondo che a noi, ultimi depositari di una visione molteplice, magmatica, religiosa e razionale della vita, appare come un mondo di morte. Sembra folle, ripeto, ma il caso di Jeans Jesus è una spia di tutto questo. Coloro che hanno prodotto questi jeans e li hanno lanciati nel mercato usando per lo slogan di Pragmatic uno dei 10 comandamenti, dimostrano, probabilmente con una certa mancanza di senso di colpa, cioè con l'incoscienza di chi non si pone più certi problemi, di essere già oltre la soglia entro cui si dispone la nostra forma di vita e il nostro orizzonte mentale. C'è nel cinismo di questo slogan un'intensità e una innocenza di tipo assolutamente nuovo, benché probabilmente maturato a lungo in questi ultimi decenni, per un periodo più breve in Italia. Esso, dice appunto, nella sua laconicità di fenomeno, rivelatosi di colpo alla nostra coscienza, è già così completo e definitivo, che nuovi industriali e nuovi tecnici sono completamente laici, ma di una laicità che non si misura più con la religione. Tale laicità è un nuovo valore, nato nell'entropia borghese, in cui la religione sta deperendo come autorità e forma di potere e sopravvive in quanto ancora prodotto naturale di enorme consumo e forma folcloristica ancora sfruttabile. Allora, ecco, questo è il modo di procedere di Pasolini, che cerca proprio di andare a fondo nella parola, la parola ha un valore forte e importante. Uno scrittore, un poeta, uno studioso di semiotica certamente sa che la parola, oppure la parola del dialogo cinematografico, del teatro, uno scrittore anche teatrale, Pasolini è molto importante. Quindi è chiaro che Pasolini si rende subito conto, cosa di cui oggi noi riconosciamo ovviamente, ma allora non è così scontata, dell'enorme portata del linguaggio pubblicitario sotto forma di slogan. Figuriamoci oggi se avesse sotto mani Twitter, Pasolini cosa potrebbe dire delle brevi frasi che tendono a condensare una verità assoluta in 140 caratteri. Quindi è chiaro che si accorge della grande portata che questi mutamenti hanno e li vuole analizzare, soprattutto quando questi hanno effetti dirompenti, come nelle pubblicità che abbiamo appena visto, sono testimoni di mutamenti antropologici molto profondi, molto radicali. L'Italia cambia profondamente, e qui sì, è uno dei punti di senso, soprattutto con Calvino e con altri rituali. Negli anni 70, quando scrive queste cose, Pasolini si rende conto che siamo a una svolta, è uno dei pochi che la percepisce così drammatica. Si rende conto che Pasolini muore nel 75 in modo violento, no, quindi lui stesso è vittima di quello che aveva osservato, in un certo senso, che sia stato gesto di un individuo, no, che poi condannato, quel giovane, che è Pelosi, se sia stato vittima del gesto sconsiderato di ribellione di un giovane che si prostituiva, o sia stato invece gesto di un gruppo organizzato che voleva punire Pasolini per le cose che diceva, certamente fu vittima dell'incredibile violenza che esagerava in quegli anni. Aggiungiamo un'altra cosa: Pasolini ha cominciato a essere vittima delle prime massicce persecuzioni, pure in una società così permissiva, rispetto alla omosessualità. È una società fortemente omofoba. Noi oggi ci difendiamo i diritti dei gay, facciamo tutte le manifestazioni, eccetera, eccetera, però allora Pasolini subì un processo negli anni 60 per la sua omosessualità e per accuse gravi che gli furono rivolte. Con un intervento pubblico che qui ci fu a Bologna, in cui io partecipai, alla domanda provocatoria di un ragazzotto ben pensante che disse: ma lei cosa pensa dell'omosessualità? Lui rispose: l'omosessualità è stata la tragedia della mia vita. Non era un periodo in cui gli omosessuali potevano vivere gioiosamente la loro libera scelta,
cioè anche qui di acqua ne è passata sotto i ponti. Quindi aggiungiamo a motivazioni più generali del Pasolini intellettuale, del Pasolini che osserva i fenomeni, un Pasolini che sulla sua pelle vive le contraddizioni di una vita privata violentemente messa in discussione, e probabilmente lui stesso ucciso per aver fatto certe frequentazioni che lo hanno portato a entrare in contatto con ambienti borderline, non solo e non tanto di ragazzi che si prostituivano, no, in campo omosessuale, ma anche giovani violenti, di una violenza che circolava nelle borgate. Pasolini non era uno che stava lì, stava anche nei buoni salotti, ebbe una storia, chiamiamola platonica, una storia che con Maria Callas, la grande cantante, conosceva bene ambienti, ma stava molto a contatto con ambienti delle borgate romane, delle periferie delle città, in particolare quella degradata allora di Roma, come sarebbe Saviano, che ha parlato di Gomorra, la periferia degradata di Napoli. Quindi quegli autori che stanno dentro quella realtà non sono letterati, intellettuali, giornalisti un po' fighetti che stanno nel loro angolino e ci fanno la predica. Se lui ci fa una predica, Pasolini la fa essendoci dentro a quelle cose fino in fondo. Quindi lui che frequentava quel mondo, come Saviano ci ha oggi insegnato anche nella serie televisiva straordinaria, di cui adesso comincerà fra poco la seconda serie, ci ha fatto toccare con mano agli italiani l'aberrante violenza, tutt'altro che fatta di sole, mare, mandolino, di una certa realtà italiana, no? La violenza, la terribile della camorra, della malavita organizzata, e ci voleva uno scrittore. Anche i nostri tempi. Ecco, se c'è un autore che potremmo in qualche modo paragonare a Pasolini, forse oggi come testimone di un che infatti vive sotto scorta neanche più in Italia, è Saviano, il quale in un capitolo del suo libro famoso Gomorra lo dedica alla sua peregrinazione alla tomba di Pasolini, anche a Casarsa, ai luoghi di Pasolini. Quindi ecco, è un autore oggi che vuole stare su quell'onda, si ispira a Pasolini, Saviano, anche poi nella sua vita praticamente è una vita che è un po' borderline come quella che dovete fare a Pasolini. Pasolini toccava con mano la realtà e denunciava tutta la violenza. Quando verso la fine degli anni 70 Pasolini denuncia che in Italia c'è una violenza terribile, tutti lo prendono, io ricordo ancora le reazioni, ma insomma questa esagerazione, Pasolini sei così negativo. Fra l'altro nel 75, poco prima di morire, lui dà alla luce un film terribilmente pieno di pessimismo, Salò, o le 120 giornate di Sodoma, porto di Gomorra, Sodoma, no? La citazione di Saviano era legata ai grandi peccati citati anche da Pasolini. Salò è la Repubblica di Salò, è la riscrittura di un classico, in questo caso il De Sade, in chiave di vista della degenerazione del potere fascista nei suoi ultimi giorni, che ritorna il tema del fascismo come simbolo di un disfacimento, no? Quindi questo film è un film cupissimo, terribile, no? In cui rileggendo il Sade lo applica alla liberazione del fascismo e alla degenerazione del potere totalitario. Quindi Pasolini, che vede queste cose, viene considerato un po' un visionario, no? Viene considerato una persona che sta esagerando, ma no, ma l'Italia non è poi così, no? Quando lui tra 74 e 75 descrive questa violenza di cui resterà poi vittima, lui stesso sembra che parli di chissà che cosa. Due anni dopo l'Italia entra nella famosa notte della Repubblica, come la chiamò in un famoso servizio Sergio Zavoli. Entriamo nel tunnel buio della violenza in Italia. Allora badate, si cominciò allora a parlare di Pasolini che era stato un profeta. Attenzione, la parola profeta, lo dico sempre perché qua sì, le conoscenze, per dirla da Pasolini, anche per un laico come me, religiose, non ci sono più, per cui essenziali, per sempre spiegare. Profeta non è un mago, non è un cartomante, non si va dal profeta per dire mi leggi la mano e mi dici come succede domani. Non è nulla di ciò nella Bibbia il profeta, non prevede il futuro il profeta, è testimone di un futuro che deve venire, non che lo prevede. Non è un mago, non è che gli dice domani avrai, ti innamorerai, farai, guadagnerai dei soldi. Il profeta è quello che spezza la storia e apre un percorso al Messia che deve arrivare. Quindi se diciamo che Pasolini è un profeta, non diciamo lui ha capito cosa stava accadendo, aveva spezzato la storia, ha detto guardate, fermatevi, sta succedendo qualcosa di terribile in Italia. Io la sento perché lui andava in mezzo ai ragazzi violenti, andando a seguire i suoi amori di borgata, trovava una realtà che gli altri intellettuali nei loro comodi salotti non trovavano, nel Parlamento non percepivano, nelle redazioni dei giornali non capivano, perché non frequentavano quegli ambienti. Lui che li frequentava in un modo o nell'altro sapeva che li stava covando qualcosa di terribile, e due anni dopo esplode la notte della Repubblica 77, la violenza, le Brigate Rosse, di cui non si è mai capito e nessuno ha mai voluto capire da chi fossero finanziate e come avvenne l'omicidio di Moro.
sicuramente non per mano di una sola organizzazione terroristica, no, sicuramente non per mano. Tenete conto che i due principali assassini organizzatori